Ciao, buongiorno, eccoci alla restituzione. Oggi è il 21, il primo giorno di autunno, infatti è più freddo, qui si passa ormai le stagioni, è uso comune dire che passano da una stagione all'altra, da un giorno all'altro. Ieri andavo in magliettina e oggi siamo già due ne porto. E questo perché per introdurre, no? Allora, intanto questa è un nuovo question perché è una saletta del bar dove vado a prendere la mattina il caffè. E allora, tranquillo, ancora mezzo assonnato, ho preso il caffè, stavo leggendo la gazzetta, seduto, e mi giunge all'orecchio il telegiornale un telegiornale spot del TG1 con la frase subito della prima cosa che ha detto appena la conduttrice è apparsa: Mario Draghi, l'emergenza climatica è come la pandemia. No, subito così. E noi lo sappiamo che questo ormai sarà il mantra del futuro. Questa è la vera emergenza del sistema. La pandemia è servita per darci il Green Pass, che infatti si chiama Green Pass, non Gino Pass, no? E allora, allietato da questa bellissima notizia, vado a vedere subito, ce l'avevo sotto braccio il Corriere della Sera. E non c'è questa cosa in prima pagina, ma sta a pagina 10 questa cosa. Quindi vediamo che c'è una doppia, la tenaglia si sta stringendo. Quindi i giornali ancora, no? Terza dose, il piano è pronto, il Corriere della Sera. E a pagina 10 mette invece questa notizia che stamattina al TG1 invece. Perché? Perché Draghi l'avrebbe detto a una conferenza web collaterale all'ONU, no? Perché si sta preparando questo summit all'ONU sul cambiamento climatico, credo. Non lo devo leggere bene ancora l'articolo, l'ho visto velocemente. E Draghi avrebbe detto questa cosa. Quindi, no, è questa la cosa. Il prossimo tormentone antidemocratico è quello dell'emergenza climatica, che noi sappiamo perché la scienza, come dicono loro, non è affatto concorde e univoca su questa cosa, come non lo è per il Gino. E quindi siamo sempre lì. Loro, il sistema, dobbiamo essere consapevoli, stanno attuando una politica antidemocratica, di tecnocratica a livello globale, perché ormai da decenni hanno la tecnologia per controllare intimamente persone e quindi società, e la stanno implementando, e queste sono tutte le scuse per fare questo. È questo, è solo questo, ragazzi, è il controllo. Ieri stavo rivedendo un vecchio video di Barnard. Io consiglio a tutti, andate a vedere i vecchi video di Barnard, perché c'ha la dote della sintesi cioè lui in mezz'ora vi fa tutto l'escursus di alcune cose che sono fondamentali e che la gente non conosce. Noi lo sappiamo, che ieri lo diceva, dagli anni 30 che le élite hanno ripreso a condizionare direttamente la politica. Lui lo dice chiaramente: i partiti oggi, i politici, arriva la telefonata, qual è l'agenda che devono, le cose che devono dire, le dicono. E idem ovviamente per i giornalisti, e noi lo sappiamo benissimo. Fracassi poi ce l'ha detto sabato a Genova. No, c'è questo centro di potere che è enorme perché detiene tutto: cultura, media, corporazioni, banche. E parlava infatti il buon Barnard
della finzione sul debito pubblico, no? Quindi, che serve solo di fatto a togliere la sovranità agli stati, monetaria e politica. No, allora, l'autunno italiano si apre con questa bellissima notizia dell'emergenza climatica da parte del TG1, della bionda conduttrice, e noi siamo tutti più rincuorati, ovviamente, siamo tutti più allegri, più sollevati, no? Finalmente il Gino ci aveva un po' stancato, adesso abbiamo un'altra emergenza da cui essere governati, e questo non può che farci piacere, perché il mondo sostenibile del futuro è condivisibile, smart e liquido del futuro non può fare a meno dell'emergenza climatica, no? per attuarsi. Questa è la verità. Siamo messi male, ragazzi, siamo messi male, e oggi a Genova faremo questa manifestazione in sostegno dei medici che lottano con i loro ordini professionali, dei pochi, relativamente pochi medici che lottano contro gli ordini professionali per la libertà della medicina, che dovrebbe essere sacra, che è sancita dalle carte istituenti la Repubblica, lo Stato di diritto, le professioni, giuramento di Ippocrate, ma che invece è completamente violata nella prassi dalla dittatura corporativa, e quindi si va a parlare di questa cosa, e ci sarà Linda Corrias che parla, e altri, doveva esserci Paragone ma non c'è, poi c'è Mori, e una riflessione breve prima di chiudere: noi siamo sotto attacco democratico spaventoso, hanno veramente stravolto il vivere civile, lo Stato di diritto, e ci hanno messi di fatto in questa dittatura, e in un mondo normale sui palchi dovremmo avere persone che parlano, politici che parlano, nel senso gente che parla di politica, che fa un messaggio politico e che invita ad agire politicamente attraverso manifestazioni, istituzioni, no, voto, assemblee, sollecitando la società civile a unirsi in piazza e nei luoghi di lavoro e in tutti i vari ambiti sociali, per protestare, per elaborare, per far sentire la voce, no? Quindi con quello che succedeva negli anni 70, che i partiti si facevano promotori ma raccoglievano anche le istanze dal basso, le portavano nelle istituzioni. E invece il nuovo mondo 2.0, ad un attacco alla politica democratica così grossa, si risponde con senza politica, purtroppo. E questa è non ci sono più politici che parlano a queste convention, a queste manifestazioni, ci sono medici, esperti, avvocati. C'è un vuoto, lo capiamo che c'è un vuoto, sì, lo capiamo che è ora che usciamo dal KO che ci ha fatto e che ci ha rintronato evidentemente ancora il tradimento dei 5 Stelle, e che proviamo a farne tesoro per ricominciare una nuova stagione politica di lotta, ma politica, perché dobbiamo imparare dagli errori e dobbiamo pensare come poter fare un partito unitario di liberazione nazionale, perché io ho scritto un libro che si intitola così, a me piacerebbe che si chiamasse Stato di diritto, perché non se ne esce senza questa cosa. Purtroppo sono solo
a dire questa cosa, e ho preso anche atto dell'impossibilità evidente, no? Fino adesso, dell'impossibilità, della estrema difficoltà a far capire questo concetto e a pretendere da chi è consapevole politicamente, sia a livello intellettuale, cooperativo, che di attivismo, che insomma tutti dovrebbero fare un passo indietro rispetto alle sigle e alle posizioni ideologiche per mettersi in un progetto di, appunto, di ripristino della sovranità nazionale e di liberazione del paese dall'occupazione delle corporazioni, delle logge, ma nessuno lo fa, e quindi purtroppo annotiamo questa cosa. Però non è l'ideale, cioè a un attacco democratico la società civile risponde con una politica democratica. Non può solo rispondere con denunce. Poi, cioè, ho visto un video stamattina di uno che vive in Francia, credo, non ho mai visto il suo canale, l'ho visto, che parla ad esempio che in Francia Macron sembra che stia tornando indietro sul Green Pass, perché ci stanno più di 2 milioni di denunce, no? Quindi bene questo, però capiamo che un'azione così non coordinata, e non diretta, che non trova un contraltare politico, bene per i 2 milioni di denunce, perché stanno intasando le procure, però manca un pezzetto in tutta questa strategia, perché poi questa cosa dovrebbe andare nelle istituzioni, nei parlamenti, e non c'è una forza. Io poi non conosco benissimo la situazione francese, però insomma tra la sinistra e una destra come quella della Le Pen, che una volta dice una cosa senza, l'altra volta dice una cosa che non si può sentire, insomma, non lo so, anche lì credo che manchi una forza decente, diciamo, via. Però, ripeto, non conosco bene la situazione francese. Va bene, questa era volevo riportarvi, volevo restituirvi le impressioni di questa prima giornata autunnale. Ci vediamo in Piazza della Vittoria oggi pomeriggio e questa sera, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.